Ranieri, buonasera. Premesso che l'arbitro fa parte del gioco e che la squadra che vince ha sempre comunque dei meriti, io non capisco perché lei è cambiato così. Cosa ha fatto? Francamente, lei è sempre stata una persona per bene e la Roma ha vinto con merito oggi. Però non avrebbe mai parlato un paio d'anni fa in questi termini degli episodi arbitrali. Voglio dire, se ci si lamenta, si può anche comprendere le lamentele altrui e non tornare, cioè, per dire non è stato dato il rigore su Mauri, lei ha detto che è stato annullato un gol regolare, per certo. Carità, l'arbitro poteva darlo, però è De stato chi? Visto De chi? Ah, c'era il piede sinistro in fuorigioco, mentre Diaz, che stava tutto in fuorigioco, no. Anche questo, ma che volete far vedere? Fatemi capire. No, ha ragione. Allora faccio bene a essere cambiato come allenatore. Allora, faccio bene a fare umano. Io senza offesa, non mi piacciono, io non ho mai controbattuto a questo, ma non accetto una situazione del genere. Se voi mi dite ha sbagliato di qua e ha sbagliato di là, io mi sto zitto e accetto questo. Se voi uscite due rigori e questo e quell'altro, allora divento anch'io allenatore che vede soltanto da una parte. Infatti io questo le volevo dire. Sono cambiato. Semplicemente una cosa le volevo dire. Sono cambiato. A Roma faccio il romano. Dicevo soltanto che di tre episodi controversi poteva starci che un arbitro, senza voler favorire nessuna delle squadre, poteva interpretare una cosa in un modo o nell'altro. Ma la Lazio ha perso per questo? No, assolutamente. Allora basta. Però, ma che vi state ad attaccare fumo dalla pipa? Vi state ad attaccare a voi? Oh. Fatemi capire. Vabbè. Mister, io sono allegro. Mister, dopo... Io sono allegro. E state dando ancora più soddisfazione a tutti i romanisti. Ma non è... Ma mister, come no? Mister, ma come no? Ma come no? Li state a far godere. Come ricci stanno a godere. Mister, io... Ho protestato. Mister, protesto quando mi vengono contro. Mister, se ci dice che siamo faziosi, a me proprio, posso essere laziale, lo ammetto, tutto quello che vuoi. Ma sono venuto... Era scritto, Era scritto, mica sono venuto mica so Silvan. Mister, le faccio i complimenti, per carità, per me è un grande allenatore tutto qua, poi la prenda come vuole. Ho presa. Mi sembra proprio di no, mister. Parliamo di calcio. A me non piace parlare di queste situazioni, appunto, a me non mi è mai piaciuto, per l'amor di Dio, ma va a stare a cantare, va a stare a suonare, fatemi capire. Non ci sono altre domande, erano importanti mister. Soltanto gli episodi, complimenti mister. Alla platea.